Libertà di espressione per tutti, non imbavagliate le coscienze, istituire un nuovo reato non serve. Sono alcune delle frasi riportate sabato sera sotto la tenso struttura di Sassonia a Fano. Come in decine di altre città italiane, si è svolta l'iniziativa Restiamo Liberi, promossa da Provvita e Famiglia, Sentinelle in Piedi e altre realtà che si oppongono alla proposta di legge sull'omotransfobia, definita da loro liberticida. I partecipanti alle 21.30 si sono disposti sotto il tendone per manifestare in silenzio, con un libro in mano, un bavaglio, una candela. Al microfono, in tre momenti diversi, sono state spiegate le ragioni della contrarietà al disegno di legge. Sarà ancora possibile contestare una legge come quella sulle unioni civili senza rischiare di essere denunciati? Per tutte queste domande il DDL sulla omotransfobia ha una sola risposta: no. Dopo pochi minuti dall'inizio è arrivato un gruppo di anarchici, formato per lo più da donne, favorevoli al DDL Zan-Scalfarotto. La legge ha l'obiettivo di modificare due articoli del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. Con urla, cori e provocazioni, i giovani hanno interrotto continuamente l'evento, protestando anche contro Fano TV. Il loro sit-in di protesta pare non fosse autorizzato, al contrario dell'altro. Per questo motivo sono stati invitati ad allontanarsi. Noi pare che dobbiamo andare dall'altra parte della strada, non si capisce qual è il motivo per cui dovremmo andare dall'altra parte della strada. A presidiare il gruppo, un cospicuo dispiegamento degli agenti di polizia di Stato, carabinieri e uomini dell'esercito. È stato necessario un cordone delle forze dell'ordine per evitare che i due gruppi venissero in contatto. Gesù Cristo, cosa ti ha detto? Dai buono! I centri sociali sono rimasti fino al termine della veglia, concludendo la loro protesta con un trenino in barba alle norme anticontagio. Dall'altra parte invece coloro che manifestavano contro il disegno di legge durante la veglia hanno iniziato a battere le mani. L'evento si è concluso senza particolari incidenti e con le parole dette a microfono di uno dei partecipanti all'iniziativa Restiamo Liberi. Il silenzio scuote più di ogni parola, ha affermato. Non abbiamo risposto alle provocazioni. Sappiamo che le contestazioni non sono che il risultato del grande inganno che queste leggi alimentano. La negazione della libertà di dissentire, ha precisato, la negazione del dato reale della natura umana e la presunta contrapposizione, ha concluso, tra omosessuali ed eterosessuali, che non esiste. Questa legge non verrà fermata. Buonanotte.